Anche commercialmente le cose andavano a gonfie vele, perché se la DB4 in tutte le sue varianti era stata un successo, la DB5 che la sostituì nel 1963 lo fu ancora di più. Non solo per le qualità intrinseche della vettura. Ora poteva disporre di un motore di 4 litri che garantiva 282 cavalli nella versione standard e ben 314 nella versione Vantage, ma soprattutto per il colpo cinematografico che vide la DB5 protagonista insieme a James Bond nei film Goldfinger e Thunderball. Le avventure dell'agente segreto britannico diventarono un fenomeno di costume tale che tutto il mondo ora conosceva il marchio di David Brown. Da auto conosciuta da pochi gentleman drivers, l'Aston Martin DB5 diventò la macchina sognata da un'intera generazione di persone, tanto che le sue vendite superarono le 1000 unità nei suoi 3 anni di vita. La DB6, che venne presentata al Salone di Londra del 1965, era un'evoluzione dei due modelli che l'avevano preceduta. Più lunga di 10 cm, più pesante, leggermente più potente con 325 cavalli, la DB6 era diventata più comoda e spaziosa per viaggiare, ma anche meno maneggevole sul misto. Il telaio era stato notevolmente rivisto e la struttura tubolare che reggeva i pannelli della carrozzeria era stata sostituita da fogli di metallo piegati e saldati. Ne vennero costruite due serie, una con i pannelli della carrozzeria in alluminio e l'altra in acciaio fino al 1970, per un totale di 1755 esemplari. Nei film Goldfinger e Thunderball, le avventure dell'agente segreto britannico diventarono un fenomeno di costume tale che tutto il mondo ora conosceva il marchio di David Brown. Da auto conosciuta da pochi gentleman drivers, l'Aston Martin DB5 diventò la macchina sognata da un'intera generazione che l'avevano preceduta. Più lunga di 10 cm, più pesante, leggermente più potente con 325 cavalli, la DB6 era diventata più comoda e spaziosa per viaggiare, ma anche meno maneggevole sul misto. Il telaio era stato notevolmente rivisto e la struttura tubolare che generazione di persone, tanto che le sue vendite superarono le 1000 unità nei suoi 3 anni di vita. La DB6, che venne presentata al Salone di Londra del 1965, era un'evoluzione dei due modelli. Anche commercialmente le cose andavano a gonfie vele, perché se la DB4 in tutte le sue varianti era stata un successo, la DB5 che la sostituì nel 1963 lo fu ancora di più. Non solo per le qualità intrinseche della vettura. Ora poteva disporre di un motore di 4 litri che garantiva 282 cavalli nella versione standard e ben 314 nella versione Vantage, ma soprattutto per il colpo cinematografico che vide la DB5 protagonista insieme a James Bond, nei film Goldfinger e Thunderball. Le avventure dell'agente segreto britannico diventarono un fenomeno di costume tale che tutto il mondo ora conosceva il marchio di David Brown. Da auto conosciuta da pochi gentleman drivers, l'Aston Martin DB5 diventò la macchina sognata da un'intera generazione di persone, tanto che le sue vendite superarono le 1000 unità nei suoi 3 anni di vita. Un fenomeno di costume tale che tutto il mondo ora conosceva il marchio di David Brown. Da auto conosciuta da pochi gentleman drivers, l'Aston Martin DB5 diventò la macchina sognata da un'intera generazione che l'avevano preceduta. Più lunga di 10 cm, più pesante, leggermente più potente con 325 cavalli, la DB6 era diventata più comoda e spaziosa per viaggiare, ma anche meno maneggevole sul misto. Il telaio era stato notevolmente rivisto. Anche commercialmente le cose andavano a gonfie vele, perché se la DB4 in tutte le sue varianti era stata un successo, la DB5 che la sostituì nel 1963 lo fu ancora di più. Non solo per le qualità intrinseche della vettura. Ora poteva disporre di un motore di 4 litri che garantiva 282 cavalli nella versione standard e ben 314 nella versione Vantage, che reggeva i pannelli della carrozzeria, era stata sostituita da fogli di metallo piegati e saldati.
ne vennero costruite due serie, una con i pannelli della carrozzeria in alluminio e l'altra in acciaio fino al 1970, per un totale di 1755 esemplari. Nei film Goldfinger e Thunderball, le avventure dell'agente segreto britannico diventarono la DB6, che venne presentata al Salone di Londra del 1965, era un'evoluzione dei due modelli che l'avevano preceduta. Più lunga di 10 cm, più pesante, leggermente più potente con 325 cavalli, la DB6 era diventata più comoda e spaziosa per viaggiare, ma anche meno maneggevole sul misto. Il telaio era stato notevolmente rivisto e la struttura tubolare che